Buonasera. Domenico Filippo di San Lucido Cosenza. Grazie. Prego. Senta, le chiedo scusa, lei è il signor Domenico o il signor Filippo? Filippo. È il signor Filippo. Allora, senta, sì, signor Filippo, sì. Dunque, le dirò una cosa, che sì, nella scelta a caso dei nostri concorrenti, lei era stato scelto in una trasmissione di ottobre, sì, però ci siamo detti, a ottobre una zampogna proprio non c'entra niente. Sarà un po' difficile, bravo, ecco, bravo. E allora lo abbiamo sistemato a Natale. Verso Natale, verso perché Natale. Fa più Natale la certo, zampogna. Certo. Prego. Perché l'asta deve stare leggermente abbassata. Sì, perché la zampogna sarà a questa altezza, sì, qua. Sì. È così. Sotto. Ah, sotto. Microfono sotto. No. Scusi, abbia pazienza, ma non ho dimestichezza, sì. Un po' più dritto. Va bene così, signore. No, un po' più dritto. Un po' più dritto. Ha detto. No. Ok. La signora mica scherza. Dunque. Allora, lei nella vita cosa fa? Lo zampognaro? No, io faccio il pastore, il muratore. Ah, il muratore. Bravo. Ecco, allora come mai le è venuto in mente di suonare la zampogna? Perché io ho passione, perché mi suonava mio padre. Oh, lo suonava suo padre? Sì, allora io mi sono imparato un po' di mio padre. Benissimo. E cosa ci fa ascoltare adesso? Con la pia natalizia calabrese. Piva natalizia calabrese. Piva natalizia calabrese. Che cos'è, una tarantella? Cos'è un... Sì, quasi una tarantella. Prego, allora. Grazie. Si, prego, si immagini. È proprio vero. Grazie. Che ormai la gente non sente più il Natale come una volta. E beh, è così. Tra parentesi, adesso voglio, sì, dire, sembrava il traffico di Roma quando tutti i clacson, come vero, perché non voglio... Comunque è stato un piacere. Grazie. Averla incontrato. Grazie. Ci ha riportato l'atmosfera. Grazie. Natalizia. Grazie. Ed ecco.